oggi è il giorno di Torpione, è vero. È il giorno non solo di Torpione, di due amici, di tutta la famiglia, e quindi è un giorno importante per noi. Combattuto, sofferto, molto bello, che ci lega ancora di più. Il grande risultato. Sono veramente felice. Il vostro miglior risultato in carriera? Il nostro miglior risultato in carriera. Abbiamo coronato con questo campionato europeo sicuramente, insieme al mondiale del 2014, vicecampioni, sicuramente i due risultati migliori che abbiamo fatto. E devo dire un gran lavoro di squadra. E noi è di più di 10 anni che andiamo su questa classe, mai come adesso abbiamo avuto una squadra così unita, così forte, ci divertiamo da morire, come sempre, siamo conosciuti per questo, perché assieme alle regate noi mettiamo anche tanto divertimento. E devo dire, il posto ha fatto anche la sua coreografia perfetta, perché è un posto esagerato. Rufo, bravissimo. Un complimento all'organizzazione, che devo dire non ci abbandonate mai, anzi tutti gli anni migliorate, e vedremo il prossimo anno dove ci portate. Un regalo ancora più splendido oggi me l'ha fatto mio figlio, che se anche non era in barca mi ha raggiunto per la premiazione. Sì, assolutamente. Devo dire un grazie a tutti, un grazie all'equipaggio. Abbiamo Rufo, vieni qua. Vorrei fare un grande ringraziamento a Rufo, che ci ha veramente diretti in maniera magistrale in questi 3-4 giorni di regate, e tutto il resto dell'equipaggio, da Amazon a Carlo Zermini a Gias Farnetti, e poi il mitico Bolzan, che devo dire ha cercato di tenere calmi un po' due teste calde come me e Rufo, che ogni tanto andiamo su di giri sia nel bene che nel male, nel senso che quando siamo su, prossima, quando siamo giù di ogni tanto ci agitiamo. Ieri ci siamo un po' calmati con una specie di sfida tra di noi alle clanfe, che è un tuffo particolare triestino. Ci ha insegnato sempre. E chiaramente ci ha portato fortuna per oggi. Comunque, ecco, il nostro miglior risultato, come al solito, è quello di stare sempre insieme. Bravo, assolutamente. Vai, forza Torpione. Che cosa c'è dietro a questo risultato? Quanto lavoro c'è? Tantissimo alcol. No, devo dire tanta calma. Negli anni quello che siamo riusciti a mettere insieme è essere un po' più convinti nelle nostre prestazioni, stare calmi, non mollare mai. Anche oggi eravamo ultimi in una regata, non abbiamo mollato, abbiamo cercato di recuperare punto a punto, barca a barca, giorno per giorno. Questo penso che sia l'insegnamento costante degli ultimi 3 anni di questo equipaggio insieme, insomma. Grazie ancora a tutti. Grazie a voi. Grazie. Urrà! Urrà!